È un bel colpo questo perché Riviera Banca andrà a supportare le due realtà sportive, l'Italservice Calcio a 5 e Loreto Basket. Assolutamente sì, come ho detto in conferenza stampa, per noi quando uno sponsor entra e ci affianca in un percorso è una grandissima vittoria. E quando uno sponsor come un istituto di credito, una banca e quindi realtà solide, sane, certe, sicure, ci affiancano è una doppia vittoria, perché come ho detto ci sono tanti sponsor, aziende, negozi, e però quando una banca affianca una realtà come la nostra, per noi è qualcosa di veramente importante, e ci fa capire quanto stiamo diventando importanti noi su questo territorio e che possibilità possiamo dare come marchio, come rivelazione e come proprio processo sportivo. Riviera Banca è una banca di credito cooperativo che affianca da sempre realtà sociali ma anche sportive come in questo caso. Sì, credo che sia proprio nei suoi compiti istituzionali quello di sostenere il territorio. E il territorio va sostenuto affiancando tutte le attività, le associazioni no profit, sia nello sport, nella cultura, nell'imprenditoria. Quindi Riviera Banca non risparmia in questo tipo di attività, perché è uno degli argomenti più importanti che legano appunto la banca al suo territorio. Importantissimo il weekend che sta arrivando, perché sabato e domenica ci sono due partite molto importanti. Assolutamente sì, infatti l'abbiamo detto, partiamo subito diciamo il weekend col botto, no? Come si dice, perché sabato sera alle 18 gioca l'Italservice Loreto Basket alla Baia Flaminia, tra l'altro un derby col basket giovani, quindi partita bellissima, io sono curiosissimo di vedere questa prima partita di campionato. E invece domenica pomeriggio alle ore 16 gioca l'Italservice Calcio 5 col Melilli, che è una neopromossa, e al Palafiera. Giochiamo domenica perché questa società siciliana ci ha chiesto la possibilità di giocare domenica in quanto avevano già fatto i biglietti. Poi probabilmente le partite casalinghe dell'Italservice Calcio 5 passeranno al venerdì sera, quindi ritorneremo alla formula del venerdì sera, mentre il Loreto Basket, le partite casalinghe l'Italservice Loreto Basket le giocherà sempre a sabato pomeriggio. Per tutti coloro che vogliono abbonarsi all'Italservice Loreto Basket potranno farlo proprio sabato, giusto? Assolutamente sì, io ho avuto tante richieste di tanti miei amici che per mancanza di tempo non sono riusciti a fare l'abbonamento a Loreto, e quindi abbiamo aperto la biglietteria, perché comunque ci sarà un biglietto che costerà 5 euro, perché abbiamo voluto mettere un filtro, no? Un minimo filtro anche per valorizzare il nostro prodotto, e in più oltre al biglietto che costerà 5 euro ci sarà la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento che costa 50 euro per tutta la stagione, proprio perché tante persone mi hanno detto abbiamo la possibilità di fare l'abbonamento, e quindi abbiamo dato questa possibilità di sottoscrivere la tessera sabato pomeriggio, e diamo la possibilità di sottoscrivere la tessera per l'Italservice Calcio 5 domenica prima della partita col Melilli. La biglietteria aprirà alle 14 e quindi chi vorrà fare l'abbonamento alla tessera dell'Italservice Calcio 5 può venire e farla direttamente domenica pomeriggio al Palafiera.